Ci troviamo all'interno del Tempio di Apollo, qui sul lago d'Averno. È un posto molto suggestivo, molto bello. Per giunta entrando, anche se ormai voglio dire questo cerchio non è più chiuso, ovviamente, un'acustica eccezionale. Io di ritornare, pensate che ha la grandezza, aveva la grandezza quasi del Pantheon, però io ora mi avvicino a Rolando Attanasio, che lui qui da anni tiene le visite guidate con l'associazione Itinerari Alchemici. Rolando, Ciao. studioso dell'arte, viene da anni qui a fare le visite. Raccontaci brevemente questo tour e questo tempio soprattutto. Allora, il tour noi lo facciamo sul lago d'Averno da una decina d'anni e parliamo del lago, parliamo di questo lago millenario che ha una storia unica, unica in tutto il mondo per tanti motivi. Si mischiano qui, diciamo, leggende, si mischia letteratura, si mescolano storie, letteratura, leggende, ma soprattutto mito. Quello che vedete qui a fianco, cioè qui intorno, diciamo, questi sono i resti, appunto, come hai detto tu prima, del Tempio di Apollo, che è stato un tempio importante, poi anche sotto Augusto divenne poi un'antica terma, diciamo, questo era coperto, poi divenne anche area termale questa, ma la cosa che ci interessa è sapere anche la storia del lago, che è legata indissolubilmente al maestro, poeta, mago Virgilio, che è stato anche patrono di Napoli prima di San Gennaro. Virgilio, mago, poeta, qui su questo lago imposta tutto il sesto canto, come sappiamo, dell'Eneide. Noi interessa questo perché lo raccontiamo, diciamo, per ricordare che questo lago ha una storia legata alla mitologia, ma anche al mistero, e qui pare ci sia l'entrata, ecco, al mondo degli inferi. Infatti, Dante imposterà poi tutto l'inferno, diciamo, sulla impalcatura dell'Eneide di Virgilio. Quindi non a caso sceglierà anche Virgilio come suo, dicevo, come maestro per la discesa negli inferi. Quindi lago misterioso, lago storico, lago che lascia, ci tralascia parte la Sibilla Comana, pochi passi c'è Cuma. Questo cratere che si è riempito d'acqua 4.000 anni fa ha una storia unica. Possiamo sicuramente annoverarlo tra i laghi più importanti del mondo, sia dal punto di vista letterario come leggende, ma ce ne sono tante di storie. Adesso in pochi minuti è difficile sintetizzare tutto. Rolando, tra poco inizierà la visita guidata. Sì. Vuoi ricordare l'associazione? L'associazione Itinerari Storici ed Enigmi Alchemici lavora proprio sui misteri e sull'alchimia, sia al centro storico che qua. Noi di solito ci vediamo il sabato alle 8 meno un quarto da Caronte, non a caso il ristorante Caronte, appunto, che ci traghetterà verso gli inferi. Ok, noi andiamo ad accogliere gli ospiti che si faranno traghettare. Grazie. Un saluto a tutti e qualche scorcio sul tramonto. Noi siamo entrati all'interno del tempio che non si potrebbe. E facciamo giusto vedere un po' il tramonto. Guardate che cosa meravigliosa che è questo tempio. Ogni volta ne resto stupita. E non è la prima volta che vengo, non è la prima visita. Ieri la vengo sempre. Ecco, ora ci accingiamo ad uscire e c'è un bellissimo tramonto. Arrivederci.